Salve, sono il dottor Culo Cane e in questa puntata vi parlerò di una delle invenzioni più importanti della storia dell'umanità, l'aria. Sappiamo tutti che è stata inventata da Giovanni, ma quando e come? Come ben saprete, l'aria è composta al 21% da ossigeno, al 46% da azoto, al 17% da risotto, al 53,2% da 20%, al 9% da giochi di merda per iPhone e al 94% da anidride carbonica. Come ben saprete, gli esseri umani e tutti gli organismi aerobi hanno bisogno di aria per sopravvivere. Questo è dovuto alla alta percentuale di risotto contenuta nell'aria. Senza il risotto, una persona morirebbe all'istante. Ma prima dell'invenzione dell'aria, come si faceva? Ottima domanda, 10 punti a Grifondoro. Numerosi scavi archeologici hanno rivelato che gli antichi uomini del passato si portavano dietro una borsa gigante tutto il tempo. Questa borsa era chiamata Snovsptzunz, che in antico latino significava porta risotto. A volte la gente rimaneva senza risotto nelle Snovsptzunz e moriva. Numerosi sono stati i tentativi di ricerca di quella che poi si sarebbe chiamata aria. Si provò nello spazio, in altri continenti e perfino sott'acqua, ma nessuno ebbe successo perché erano tutti stupidi. Dopo il break musicale impareremo come fu inventata l'aria e come fare un pupazzo di prosciutto. La 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 la. Sono il dottor Culo Cane e questo è Super Squartz. Come fu inventata l'aria? Giovanni Zorforzops nacque nel 1972 a Glastonbury, nella Svizzera costiera all'età di 4 anni. Giovanni odiava la sua Snopsmnuts e pensava sempre: che mega palle, risparmierei almeno 2 ore al giorno se non dovessi costantemente assumere risotto. Così prese un martello, 5 chiodi e 2 legnetti e inventò Steve Jobs. Poi gli erano avanzati 3 chiodi, così pensò di inventare l'aria. Ehi, se invento l'aria, le pupe mi daranno tutte il loro numero di cellulare, che è un dispositivo che non è ancora stato inventato. E inventò l'aria. Se non fosse stata inventata l'aria, non avremmo tutte le invenzioni che si basano su di essa al giorno d'oggi, come ad esempio la bottiglia vuota, i peti, la bottiglia di peti, i gabbiani, i peti di gabbiani, la bottiglia di gabbiani, la bottiglia di peti di gabbiani, Mike buongiorno. Bene, oggi abbiamo imparato insieme come riparare un cavallo che perde benzina. Non perdetevi Gioppo l'artista scientifico dopo i titoli di coda. Alla prossima puntata. Gioppo l'artista scientifico. Oggi prepareremo insieme un pupazzo di prosciutto. Come prima cosa... Pronto? No, sì, sono al lavoro. No, lavoro vero. Sì, Gioppo l'artista scientifico. Ti ricordi? Te l'ho detto l'altro giorno. No. Sì. No, non ho messo io il gabbiano nella zuppa, no. Va bene, torno. Chiamo i pompieri, no? Ah, sono i pompieri che stanno bruciando. Chiama i super pompieri. Anche loro stanno bruciando. Oh, non ti si può lasciare sola 5 minuti. Va bene, torno a casa. Ok, ciao.